Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto di USB, una iniziativa, quella di oggi, che vede insieme USB Taranto e l'Associazione Madonna delle Grazie all'insegna della solidarietà. Una carezza, per così dire, attraverso un uovo di Pasqua, ai bambini meno fortunati. Sì, abbiamo sposato in pieno questa campagna di aiuto promossa dall'Associazione Madonna delle Grazie e quindi abbiamo pensato di fare questa, insieme questa piccola donazione per i bambini appartenenti alle famiglie più disagiate della città di Taranto. È un aiuto significativo e importante in un momento davvero particolare che vive Taranto per le note vicende e per l'emergenza Covid. Io l'ho detto già tantissime volte, queste sono le cose che piacciono a noi, quindi momenti di solidarietà veri, non quelli, come dire, di facciata. Di facciata, in cui uno esprime solidarietà a parole però poi non fa nulla, quindi queste sono le cose che ci piacciono e con l'associazione, tra l'altro, continueremo, se loro vogliono, come dire, a fare iniziative di questo tipo per aiutare soprattutto quelle persone che non hanno, come, che si trovano in una condizione disagiata, e tutte quelle donne, così come abbiamo fatto l'altra volta, che subiscono purtroppo violenze in famiglia e che vengono isolate dai propri uomini. In questo senso il centro ascolto donna dell'associazione, appunto, Madonna delle Grazie, è importante questa collaborazione con l'associazione proprio perché rappresenta il territorio. Sì, ma noi ci siamo anche proposti di aiutarli per amplificare, come dire, il messaggio da lanciare. Visto e considerato che anche lì, io parlando poi con Mary, ho scoperto che abbiamo decine e decine di casi anche sul territorio locale. Quindi è chiaro che anche lì vorremmo dare il nostro contributo per dare un segnale, come dire, anche a quelle persone che pensano di essere da sole. Noi, nei limiti di quello che riusciamo a fare, comunque vogliamo stare vicino, vogliamo aiutare queste persone ad uscire magari da questo meccanismo infernale che alcune volte si crea. Talsano, Taranto, Piazza Lo Iucco, una iniziativa congiunta da parte dell'Associazione Madonna delle Grazie e da parte di USB. Dei doni, delle uova per i bambini che versano in condizioni un po' di disagio economico, una iniziativa per far sì che davvero sia Pasqua per tutti. In un momento difficile, queste uova per i più piccoli sono una carezza, sono un invito al sorriso, sono un invito alla speranza. Ne parliamo con Mary Lupino, che è la presidente dell'Associazione Madonna delle Grazie, centro ascolto donna. Allora, Mary, un modo per, come dicevo poc'anzi, per far sì che sia Pasqua per tutti. È proprio questo lo spirito con cui ci accingiamo anche oggi a fare questo piccolo gesto nei confronti di tante famiglie in difficoltà. Il Covid, la situazione economica, l'emarginazione aumenta sempre di più, quindi noi come associazione di volontariato Madonna delle Grazie insieme all'USB abbiamo pensato di proseguire in questa direzione. Tanti piccoli gesti che tutti insieme possono essere un grande aiuto per... Tante gocce riempiono l'oceano. È proprio così, tante gocce riempiono l'oceano e questo è lo spirito che ci fa lavorare tantissimo. Anche ieri siamo stati su Taranto, abbiamo portato generi alimentari, abbiamo portato le uova e vedere la gioia con cui tanti bimbi si accingono a prendere l'uovo di Pasqua è ovvio che ci riempie di gioia. Tra l'altro per noi questa piazza sta diventando simbolo veramente di speranza, come dicevi appunto prima, perché abbiamo, a distanza di un mese, abbiamo piantato un alberello delle mimose, simbolo della resistenza di tutte noi donne contro la violenza di genere, contro la violenza sulle donne. Infatti ricordiamo sempre che in via Fortini 27, come Associazione Madonna delle Grazie, abbiamo anche il centro ascolto donne. Invito tutti quanti voi e tutte quante voi a far circolare questa informazione, perché il supporto legale e psicologico che offriamo alle donne è completamente gratuito.